Il ruolo dell'università, la cultura informatica, l'utilizzo di sensori e apparecchiature sempre connesse che producono migliaia di dati al minuto. Sono questi i temi trattati nell'evento della Cyber Security a Bari, organizzato da Nova, l'inserto del Sole 24 Ore, che si è svolto nel Salone degli Affreschi dell'Università di Bari. Sono emersi fatti importanti dal convegno, ad esempio la cyber security, quindi la sicurezza informatica, è tra le quattro priorità dell'Europa, viene dopo l'immigrazione e prima del cambiamento climatico. Altra questione, la sicurezza informatica non è un'opzione oggi, è una necessità. Va da sé ed è noto il fatto di una società australiana che produce, anzi, produceva body scanner per aeroporti, si è vista recapitare un prototipo da riparare e solo in quel momento si è resa conto che la concorrenza aveva sottratto tutto il know-how tecnologico dell'azienda e quindi poi ha avuto delle conseguenze disastrose. Ecco i temi affrontati nel convegno e vediamo insieme le interviste che abbiamo realizzato. Magnifico, la cybersicurezza è l'Università di Bari. L'Università di Bari è particolarmente impegnata nel promuovere conoscenza, nell'affinare anche le tecniche e soprattutto nel promuovere un modello integrato di ricerca e di applicazione dei risultati della ricerca attraverso il contatto con le imprese. Siamo tra gli atenei che ha una maggiore esperienza e tradizione nell'ambito informatico. Proprio quest'anno celebriamo proprio l'avvio dei corsi informatici che risale al 1980 e soprattutto il nostro Ateneo ha anche avviato un corso di laurea sulla cyber security, oltre poi a sviluppare anche attività post laurea che hanno anche una diretta ricaduta sul mondo delle imprese. Crediamo che il settore della sicurezza informatica sia centrale, non solo nella salvaguardia degli interessi delle imprese, ma più in generale del sistema paese. E per poter operare in questo ambito occorrono competenze sempre più trasversali ed integrate, che occorre siano formate da istituzioni universitarie anche attraverso un rapporto forte con le imprese. Credo che il convegno odierno dia anche testimonianza di quanto solido sia il rapporto fra l'Università di Bari e il mondo delle imprese e soprattutto anche nella valorizzazione di percorsi esperienziali e di competenza sempre più avanzati. Devo dire con soddisfazione che il nostro gruppo dei colleghi che operano sia in ambito informatico che negli altri dipartimenti è particolarmente coeso e soprattutto impegnato nel promuovere una cultura della sicurezza informatica che oggi ha tanti anche risvolti. Pensiamo al nuovo regolamento europeo sulla privacy, pensiamo ai profili di governo dei dati che anche attraverso gli strumenti dei big data possono essere offerti e poi il nostro territorio ha anche una particolare vocazione, ulteriormente riconosciuto attraverso i progetti del 5G che proprio uniscono Bari e Matera. In questo momento Juncker nel suo discorso all'Unione qualche mese fa ha messo la cyber security tra le quattro emergenze europee. Dopo l'immigrazione e prima del cambiamento climatico. Purtroppo di questo si è parlato molto poco in campagna elettorale, ma è un problema assolutamente ineludibile per il sistema paese. L'economia del paese oggi non è più scissa dall'economia dell'aspetto della sicurezza dello spazio cibernetico, per cui è veramente fondamentale sensibilizzare tutti, e tutti significa dall'ambiente politico all'industria alla popolazione sull'importanza e quanto sia strategico questo aspetto per non solo per la sicurezza, ma per la prosperità del paese. Cosa dovrebbe fare un'impresa o un imprenditore per evitare i rischi? Deve intanto assolutamente alzare il livello di sensibilizzazione, cioè deve aumentare la sensibilità. Da quella del CEO, cioè da quella del suo delegato, fino all'ultimo dipendente. Noi come Laboratorio Nazionale in Cyber Security del CINI abbiamo predisposto un framework, cioè una serie di domande per aiutare appunto le imprese ma anche le organizzazioni a posizionarsi rispetto al rischio cyber, quindi per capire dove sono, dove vogliono arrivare e quali passi occorre fare. Occorre innanzitutto prendere coscienza del problema. Il problema esiste. E l'ignorarla, come dicevo prima, può essere veramente causa di danni incredibili.
Dopo farò vedere i dati della Banca d'Italia. Il 45% delle aziende italiane l'anno scorso è stato attaccato almeno una volta, subito almeno un attacco, no? Con successo. E il costo dipende dalla criticità dell'aspetto attaccato. Sosteniamo che dobbiamo entrare nell'ottica che la protezione cyber non è un costo, ma è un investimento, cioè il non essere attaccati può al limite portare veramente a distruggere l'azienda, perché è dal furto della proprietà intellettuale. Ci sono esempi, una ditta australiana, cito solo questa, una ditta australiana che era leader mondiale nella produzione di body scanner per degli aeroporti, si è vista arrivare per riparare un body scanner che non aveva fatto lei, assolutamente uguale al suo, perché chiaramente le hanno sottratto tutto, no? E quindi è un piccolo esempio di come in effetti, piccolo, in realtà la vita è stata distrutta praticamente, ma il danno può essere veramente molto ingente. L'investimento è un investimento compatibile anche per le piccole imprese, ma e non è un'alternativa, cioè non ci siamo di fronte a una scelta, è oggettivamente un obbligo che abbiamo davanti per non rischiare veramente di essere fuori dal mercato improvvisamente. E noi come università possiamo dare il nostro contributo duplice, da una parte nella ricerca a individuare delle soluzioni ai problemi che ci vengono posti e dall'altra parte nella formazione, nel formare nuovi professionisti che siano in grado di affrontare le problematiche che le aziende ci riportano, i consorzi ci riportano. Il ruolo di big data nella cyber security. Innanzitutto dobbiamo dire perché occuparci dei big data, perché i big data sono economicamente rilevanti, in quanto parliamo di una stima dell'ordine di 1.000 miliardi di euro nel valore dei dati individuali dei cittadini europei, parliamo di applicazioni anche in ambito militare che sono molto importanti. E parliamo anche di applicazioni in ambito scientifico, perché i big data servono per poter generare nuova conoscenza a partire dai dati. E i big data pongono nuove sfide alla cyber security, sfide relative alle nuove tecnologie che non sono ancora sufficientemente pronte per poter sviluppare la stessa robustezza agli attacchi cyber che hanno le tecnologie più tradizionali, e perché poi i big data vengono utilizzati anche al fine di condurre delle analitiche e poter scoprire informazioni relative a dei fenomeni, ma che a volte possono rivelare anche informazioni relative al singolo individuo, e in questo senso pongono anche delle sfide, in quanto si può violare la privacy dell'individuo. Sì, noi come università abbiamo avviato quest'anno un corso di studi in sicurezza informatica, è una laurea magistrale che è su Taranto e ha già avuto abbastanza successo in termini di iscritti, e ci riproponiamo di poter formare queste figure, perché c'è un forte bisogno nel mondo industriale, e contiamo di poter collaborare con le imprese, cosa che abbiamo già fatto anche attraverso le attività di short master, per la formazione anche dei professionisti presso le imprese stesse, quindi non necessariamente studenti iscritti a un corso di laurea magistrale, ma anche formazione professionale presso le stesse società, imprese che ci coinvolgono. L'Università di Bari esprime sul territorio notevoli competenze in questo dominio strategico. Ecco, l'evento di oggi abbiamo individuato degli attori importanti che possano costituire quel nucleo su cui costruire una cyber security regionale. È il dominio giusto e la dimensione adatta per poter sostenere le aziende, tipicamente medio-piccole del territorio pugliese, nel vivere la sicurezza dei loro sistemi e quindi avere anche un valore aggiunto rispetto ai competitors.
Molte sono le opportunità. Teniamo conto che l'Università di Bari, ma direi anche il sistema delle università pugliesi, ha elevate competenze che possono essere messe a valore. Mi riferisco a Big Data, mi riferisco a Internet delle cose, mi riferisco al riconoscimento di pattern malevoli, quindi strategie innovative che possiamo immediatamente mettere a valore con riferimento alle specifiche regionali. Bisogna lavorare molto sulla consapevolezza e sulle competenze digitali. Abbiamo bisogno di rafforzare il piano regionale di competenze digitali, per le competenze digitali direi anche la cultura digitale, perché questo è quello che ci manca per concorrere con i paesi più sviluppati.